e tante le persone presenti qui oggi a San Fratello. Salve, voi da dove venite? Ciao, noi veniamo da Catania. Catania, Catania. Come mai a San Fratello? Conoscevate questo paese? Avete avuto già modo di apprezzarlo? No, noi è la prima volta che veniamo, sappiamo della tradizione del Venerdì Santo e quindi ci ha colpito questa cosa dei giudei e la vogliamo vedere di presenza. Quanto sono importanti borghi come quello di San Fratello che custodiscono tradizioni e momenti straordinari del passato? Beh, sono importantissimi perché rappresentano in pratica la nostra cultura, fanno sì che questi borghi ci danno un'immagine di come si doveva vivere alcuni decenni e decenni addietro, con le proprie tradizioni e le proprie culture, insomma, in generale. Guardando il paese, dai pochi minuti in cui siete qua presenti, cosa ve ne sembra di San Fratello? È un piccolo borgo, effettivamente. Sembra ben conservato, anche se nel centro storico ancora non siamo andati e ci ripromettiamo di andare dietro la processione e ti farò sapere più tardi. Grazie. Grazie a te, ciao. Grazie, grazie a voi. E continuiamo con le testimonianze alla gente presente. Voi da dove venite? Da Catania. Sì, certo, da Catania anche. Per la prima volta a San Fratello? Sì, la prima volta. Qual è il vostro primo pensiero, ammirando il paese, da questi pochi minuti? Un bel posto, fuori da un contesto quasi reale. Bello, bello. Okay. Sì, sì, no, io già sono venuto altre volte. Però è molto singolare, sia per come tradizioni che esulano da tutte le altre paesini della Sicilia e anche per il contesto urbanistico che è abbastanza unico. Tornerete a Catania con quale stato d'animo? Arricchiti da questa esperienza, da questa magia? E anche arricchiti, senz'altro. Assolutamente, siamo proprio qui proprio per questo, per trovare l'emozione del Venerdì Santo, della comunione della gente. Grazie. Prego. No, questo è un momento importante per la Sicilia, per noi, soprattutto del Messinese, ma soprattutto per la gente di San Fratello. Ma la manifestazione è fortissima. E poi in una comunità che discende dalla storia. Loro sono mezzi francesi, vengono quella dell'Asia ai tempi dei Normanni, perciò San Frarao, hai visto all'ingresso la scritta San Fratello detto quasi in francese. E questa tradizione è bellissima, loro sono gli unici, secondo me, in tutta Italia e in tutto quanto il continente ad avere questa tradizione strana, questa di disturbare volutamente il giorno della Settimana Santa le manifestazioni sacre, che per noi cristiani sono particolarmente silenziosi. Loro invece con delle trombe strombazzano per le vie del paese e disturbano. E a San Fratello questa manifestazione di questi colori, che già da ragazzi, mi ricordo una signora una volta, ci ha fatto vedere assieme ad un vecchio telaio, mentre preparava un suo tappeto, un vestitino di un bambino, era il suo figlio, che ogni anno già da bambino vestivano per tradizione e per storia, perché San Fratello ha una storia bellissima.